di qualcosa. Adesso... Avanti! Vuoi proprio morire? Non vuoi salvarti? Non ti rendi conto che ho il potere di rilasciarti o di farti crocefiggere? Quale potere avresti? Dimmi, se non ti fosse dato da chi sta sopra di me. Quintilio, c'è ancora quella consuetudine che in occasione della Pasqua il procuratore può liberare un prigioniero già condannato a morte come atto di clemenza? Sì, certo, esiste ancora. E noi abbiamo due prigionieri, Barabba e Gesù. Dunque, lasciamo che sia il popolo a scegliere. D'altronde, se non accontentiamo anche il Sinedrio, sarà sempre più difficile governare questo paese. Ecco la mia decisione, sarà il popolo a scegliere. Su, andate a prendere Barabba. Come segno della sua magnanimità e benevolenza, l'imperatore ha deciso che l'usanza di liberare un prigioniero già condannato a morte sia ripristinata per onorare la vostra Pasqua. Abbiamo due prigionieri, uno Gesù di Nazaret, accusato di ribellione per essersi proclamato re dei giudei, l'altro Barabba, accusato di sedizione e ferimento di un soldato di Roma. Quale dei due criminali volete sia messo in libertà? Gesù di Nazaret, che si è proclamato vostro re, o Barabba? Allora sia scritto che Gesù di Nazaret, colpevole di lesa maestà e tradimento, è condannato ad essere crocefisso. Thank you.
Non teme il Signore, nemmeno sulla croce. Questo per noi è giusto. Non altro che la legittima punizione dei nostri crimini. Ma quest'uomo non ha fatto niente. Gesù, Gesù, ricordati di me quando sarai nel regno di tuo padre. Ed io ti dico che oggi stesso sarai con me in paradiso. Donna, ecco tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre. Ho sete!